lo spoiler, Eh? c'è il warning fotosensibilità, C'è non l'avevo sempre visto. stato. C'è in quasi tutti i giochi il warning della fotosensibilità. Non l'ho notato mai. Cazzo, io ormai sono abituato a bypassarlo perché c'è praticamente ovunque. Ho già un pelino di angina. Cos'è l'angina? Cioè, posso provare il primo livello o il terzo livello? Perché Angina seconda? pectoris. Parente di E. coli. No! Escherichia coli. Spiegatemi, cosa? Cosa hai detto? Perché seconda no? Perché il secondo non l'hanno fatto, mi sa. È una sindrome che, come indicano le parole latine, si manifesta con un dolore oppressivo al petto o irradiato lungo la schiena, il braccio sinistro, il collo e la mandibola. A questo si possono associare una serie di reazioni neurovegetative, come sudorazione fredda e nausea. Da parte di madre. Ma per colpa mia, dici? So, you've come to talk of Lady Iris. It's true, she has shared my fire from time to time. Sit down, rest. I still remember that day, outside Ogar. The day I met her, the Lady Iris herself. Joke è il padre. Father joke. Sì, era una gag, l'avevo inteso. Haha, gags. Madonna, pensavo venisse dal gioco, aiuto! Why did I volunteer for this? Allora, c'è un motivo se mi ispirava, cioè, non ti so dire esattamente il motivo, però per qualche motivo mi è ispirato, quindi sarà la grafica, sarà il fatto che non sembrava complicato. Ah, di 90 gradi? Però aspetta, non per forza. Vabbè. Ok. I'd better keep moving if I'm to deliver this message. Vabbè, sì, classico. Post me high. Right away. Where to? Visto, classico come spoiler. Perhaps this way. Oh no, ho fame. Mangia. On it. Ah, bene, ci arriva da solo. Ma non ha la luce. Ma la luce si crea. Non è che è buio, è sconosciuto. We're lucky to have masks. Non c'è nulla qua. No, male, neanche una macchinetta. Clouds be damned. A horror. This creature, it might have once been. No, don't think about Mi it. piace che si può fare lo zoom così It's just vicino. vermin now. Kill or be killed. Ok, è una creatura che va uccisa, quindi possiamo vedere molto da vicino. Si sfoca, vabbè. Sì, ma ci sono solo schifezze. Tocca imparare a portarsi le schifette. Doing it.
Softly. Let me think about this. Non muoia. Deve combattere. Devo rallentare il tempo. Ok. Stavo leggendo. Va bene. Quindi io faccio così. Ah, devo piazzarlo in una buona posizione, tipo qua. Ma vaffanculo, ok. Pure stupido non mi raggiunge. Signor Rick, la prego di tossire lontano dal microfono. Ho tossito? Sì. Oh, cazzo, mi spiace. Se uno ha fame deve mangiare un panino con la porchetta e birra, non un Kinder Delice. È vero. Vero. Perché sì, è buono, ma non ti sazia. No. Doing it. Non ho capito se questo è un alleato. A camp. So this must be. Lady Iris, I bring word from Ogar. The city is. Do I look like a scholar, Herald? The lady's gone on alone. Easy for her, but. Sembrava. I'd best go with you to deliver your message. What? Allora, se questo è uno strategico, comunque è chiaro che le prime missioni, cioè ha senso che le prime missioni siano con pochi personaggi alla volta. Visto che c'è il cucinino, domani mi porto una lasagnetta d'emergenza. Onesto. Per forza. Se no cosa fai? Vai avanti di cibo delle macchinette. Tutti gli umani combattono dalla distanza. Ok, ognuno ha il suo ruolo. L'Ober resistono ai danni fisici, ma hanno poco range. I Bowmen sono fragili quando combattono i nemici da lontano. Potrei evitare di mangiare e dimagrire, ma che cazzo me lo fa fare? Qui ti sbagli perché non è evitare di mangiare che ti fa dimagrire, anzi, ti sputtani il metabolismo e basta. Comunque il boss dice è un Age of Empire mascherato d'avventura. No, penso che sia. Beh, ho visto molti strategici che avevano tipo livelli introduttivi così molto lineari, molto narrativi, giusto per spiegarti le meccaniche. Ecco cosa. Differente differentezza le unità di ah ok Il suo quindi è un ottimo approccio, sì, ora. Fidati di una che ha perso 89 kg, che cazzo. questo c'è è un'unità high ground e questa è un'unità low ground, quindi se io questo qua lo faccio andare qua dovrebbe combattere meglio. No, ok. No, cosa? Non si vuole fidare, cazzi suoi. Mi fido solo di me stesso. Onesto. Non gli si può dire nulla. Così non te la puoi prendere con nessuno se sbagli. E delle vocine. Le vocine hanno sempre ragione. Where to? Non so se. Mi sembra un po' troppo. Vabbè, chiaramente il tutorial, però mi sembra un po' assurdo che gli sparo e loro non sono in grado di raggiungermi. Potete correre, per favore. Le frecce Ah, che guarda, lì curvano come posso. quelle di Pit. See that ancient beacon? Pit? Only one Ah, person sì. can light him. The lady passed through here. We need to cross. Let's check that salvage pile for something we can use. Mi stanno chiedendo di andare a fumare, mi tocca andare. Buona pausa, sigaretta. La pausa dalla live. Salvage. Costruire strutture è critico. Ok.
Quindi no. Vorrei leggere cosa. Weak but verse wood pieces. Poi non ho capito esattamente cosa dovrei costruire, cioè perché. Se lo giro, vabbè. Ok. Un ponticello per gradire. Quindi devo fare tipo un ponte. Let's get on with it. Ha bisogno di più supporto. Not enough wood. Non ho mica capito io. Not enough wood. A me sembra più ovvio costruirlo qua sotto il ponte. Però me lo poteva anche spiegare. Come faccio a rimettere tutto a posto? Riciclare, ok. Right away. Allora. Ok, qual è la differenza? Ah, non me lo dice. Top, vai del ponte. E quindi io adesso lo posso rompere, che non mi serve più. Post me high. Doing it. Cioè io ho preso questo per faccia e lui se ne va messy stairway. In pausa. Ok, c'è un elemento di puzzle game nel costruire le cose. Però puoi anche sfruttare questa cosa per posizionarti i personaggi in base a dove sono più avvantaggiati. Fortnite! No! È già per visto Fortnite! Devi combinare il legno e la pietra per ottenere i risultati migliori. Ok. Quindi non ho capito come fare una scala, onestamente. Cioè, se io gli dico per esempio di salire qua sopra. Ma vaffanculo. Ah, ma c'è. No, non ce l'ho fatta. No. Sembrava. Sì, anche a me. Ok, quindi adesso posso costruire le scale. Devi prima prendere le risorse. Che ci vuole? Sarebbe, forse c'è una funzione per riciclare tutto più in fretta. Vabbè, sono arrivato comunque. The lady should be investigating those ruins. Who is this scholar? To go alone into places like this? I can hear horrors lurking ahead. Le truppe hanno due tipi di attacco. Closest horror oppure il più pericoloso. Ok, non ho capito dov'è che
Move, alt, target priority. Ok. Ehi, ce n'è uno lì. Doing it. Strano. On it. Right away. Tra l'altro in pausa posso anche costruire, immagino. Dov'è che si vedeva se... Ah, qui. Questo è il ground, quindi lo faccio salire qua, così sta anche di vedetta. Il boss dice che l'inizio è lento. Ma immagino che sia lento pure il resto. Perché proprio il genere è lento di suo. Piacerebbe attirare l'attenzione di quello. Beh, sono alquanto stupidi questi nemici qua, quindi posso stare tranquillo. Beh, in ogni caso in questa demo ci sono solo 3 livelli, come abbiamo visto, quindi costruire qua, facciamo una scala. Quello che non mi è molto chiaro è come fare una cosa. Non puoi costruire nella mista. Cioè, come aggiungergli il supporto alle cose. Metterei dove c'è la scala adesso, però un po' più avanti, un blocco di pietra su cui poi appoggia questo qua con il ponte. Aspetta, a sto punto gliele metto uno così. Esatto, tipo. Se invece sto cercando di capire fino a che punto Quello. posso usare. È Ok. questo che dicevo. Ah, ok. Faccio così, così. Poi mi serve un'altra scala. E siamo arrivati, immagino. Yes, doing it. Dicevo esattamente questo. Ok. On it. Right away. Doing it. I'm on my way, I'm on my way. Un classico di questi giochi qua è che quando dai gli ordini ti fanno I'm on my way, Roger. Esatto. I bring an urgent request. Ogar expects an attack. The gates are. She listened to my message, or pretended to listen. It didn't matter. She knew what to do. If Ogar calls, we go. Ho finito il livello. Ok. Però vorrei provare il terzo a sto punto. Eh sì, sono tornato. Bentornato. Abbiamo finito il livello, però ho The l'impressione che garrison, it's in tatters. I never thought this place would fall. Per capire un po' il gioco mi Let's serve close it. provare anche quello We need to dopo. get the settlement working again. Potrebbe essere più Sì, interessante così, esatto, ma esatto. mancano tutte le meccaniche di gestione della città, eccetera, che mi aspettavo. Infatti. Ok, We quindi shall need wood
Questa parte già mi ricorda un gestionale. Quindi devo fare una sawmill. La metto qua in mezzo agli alberi. Infatti mi dice plentiful. Ah, mi dice esattamente quanto buono. Buono. Apprezzo. Devo farlo più lontano dal. Ok. Ok. Quindi sì, devo fargli le scale e tutto quanto, ma se io volessi fare i footsteps. Cioè, la classica scala mi pare quella là che funziona meglio. Allora, facciamo così. Così. Non è particolarmente. Sicura? No, non è infatti. Poteva essere ottimizzata dal punto di vista di spazio occupato. Però. We'll need Sti somewhere for cazzi. folk to live. Sì, si chiamano case. Beh, classico, aumenti la tua capacità di avere persone in base a quante case c'hai. Ah, ti dice pure da dove si entra, buono. Qua. A quanto ho capito qua le risorse ti vengono rimborsate completamente nel momento in cui ricicli un qualcosa. Guardali come lavorano gli schiavi. Prendono il legno e lo portano fino al centro della città. Posso anche velocizzare il tutto, sì. Mi è sembrato di vedere che si allarga questa cosa. Probabilmente hanno costruito tipo le stradine. Sì. Stacking buildings. Ah! No, Le case si costruiscono da sole, chiede il boss. le ho costruite io. Ah, ma intendi. Sì, non serve gente che le vada a costruire. Sì, questa cosa l'ho capita. Bene. Devo fare altri shack? Sì. Questi qua ci hanno dei vicini. Sì, a quanto pare anche le strade si costruiscono sole. Voi che state facendo? State a raccogliere legna. Che non funziona così. Apposite. Non c'è un altro posto. Stale with mist.
Ah, serve l'ossigeno. Cioè, devi produrre l'ossigeno perché la nebbia non è respirabile. La cittadella genera un piccolo ammontare di ossigeno. Però devi costruire i filtri. Ok. Air filtering. Lo devo fare in alto. Quanto in alto? Molto in alto e con molto spazio. Tipo. Questo è un po'. Questo, ok. È raggiungibile questo posto? Se ci costruisco una scala, sì. Allora facciamo così. Facciamo. Scala, 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 scala. E così sì. Cioè, ma dai. Storia. Difendi la cittadella a tutti i costi. A cosa serve raggiungerlo? C'è un'entrata, quindi immagino che magari lo si deve adoperare in qualche modo. Comunque l'obiettivo mi ha chiesto proprio che avesse una strada raggiungibile. Quindi fai i muri. Per fare i muri ti serve la pietra. Alcune cose ti richiedono anche i minerali. Ok, quindi devo trovare dei depositi di pietra o di minerali. Ehi, Azza, mi mancavano. Se c'è un'entrata significa solo che c'è anche un'uscita. Magari corrispondono. Aspetta, dov'è la mia gente? The pallido shines. Devo andare alla marked position, cioè We qui. will prevail. Tutti insieme. Allora, chi è che sta raccogliendo la legna? Tu. Ok, questo non è selezionabile, funziona. È incluso nella casa, ho capito, perfetto. Ok, dobbiamo fare una query che mi dimentico cos'è. È una cava, come si dice in italiano, query. Non lo so. Con i beacon posso espandere il mio territorio. Però il beacon deve essere dentro il territorio che già abbiamo. Ha perfettamente senso. Un po' stressato. Già. Beh, questo è stile Joven. Sì, beh, dovrebbe essere più o meno lo stesso genere. Ogni RTS ha le sue risorse, è chiaro. Oh, se proprio non vi piacciono gli ad, fatevi l'iscrizione. Soprattutto se avete Amazon Prime, fatevela con quello. Ok, query. Va bene, quindi. Non c'è spazio. Io un attimo dal cazzo. Masks on. Ecco perché parlavano di maschere comunque. Non voglio darti i soldi se poi li spendi in generici Prince of Persia. Ma guarda che è una demo quella di Prince of Persia, così come una demo questa, non ho speso soldi. Comunque il punto era per togliervi gli ad voi più che per dare soldi a me. Il fatto che mi arrivino dei soldi è un plus gradito. Non inventarti scuse.
Tra l'altro non prevedo nemmeno di comprarlo, 50 euro per quel gioco lì onestamente mi pare troppo. Now, let's rebuild those walls. More walls? It's true, we have plenty of stone, but... Mi pare troppo 50 euro. Ma anche se costasse il prezzo che gli avrei dato io, cioè 30, non ce li avrei spesi con tutti i metroidvania che già ho. Ok, quindi più è alto il muro, più vita ha, fondamentalmente. I muri alti sono i muri in salute. Mettiamo in pausa, non vedo perché dovrei tenere di tutto in tempo reale. Quindi è tutto collegato, figo. Cioè, è diviso per categorie, però sono tutte nella stessa schermata, volendo. Interessante. Guardando il muro puoi esclamare, ma lei è il ritratto della salute. Eccolo il nostro malato immaginario. Sto cercando di capire che tipo di muri mi conviene fare, quelli alti o quelli lunghi. Mi sa un po' entrambi. Insieme. Oh. We could use some sort of passage through our new structure. Certo, giustamente poi dire, scusa papà, ma poi il cane come entra? Di pietra sicuramente. We could use some traps around our walls. Stai zitto, una cosa alla volta. Successo, ancora non ho finito di fare il muro e già ti stai lamentando. Allora. Voglia di giocare a Stronghold ora. Oh, grazie. Non aspettavo che avessi un mazzo di Kinder Bueno, eh. Ero lì da 3 ore, aspettavo solo che finissi di costruire. Sono preparato. Giustamente. Entri e poi sbatti nella pietra. Infatti. Sì, appena esci cadi nel gruppo perché... Ok. Che palle. No. Sempre da ridire. Il problema è, cioè, la gente come fa a passare adesso? Probabilmente devi fare tutta un'arcata, devi rimuovere i blocchi. Presumo. Così. E poi glieli tolgo sotto, non lo so. Questo mi sa che non si può togliere perché era incluso nello scenario. Vabbè, Scavalchino. Che architetta è il peto? No, signor Rick, cosa sta facendo? Non sta funzionando come speravo. Avresti dovuto fare una sola linea di muro, dice il boss. Come faccio a...
Aspetta, cos'è? Ok. Cominciando a capire. Benissimo, si ricomincia da capo. Allora. Ma anche due o tre spessori, faccio una linea di galleria semplicemente. Di gallerie. È complicato. Cioè, non riesco a visualizzare quello che mi ha chiesto, quindi cosa volevi? Ricominciamo dal primo step. Prendi l'arco. Prendo l'arco. Un arco qualunque. Ecco, hai presente la cosa che hai fatto prima con i blocchi che hanno fatto blu? Provaci di nuovo con l'arco. Da parte a parte. Ma vaffanculo. La meccanica quantistica è complicata. Però... Una scala davanti, no? Ma se no non ci passano. Sì, lo so. Facciamo così. Bello. Ok, poi... Attorno ci fai i muri. Attorno ci faccio i muri, esatto. Make sense? Li avrei fatti altri. C'è sempre tempo per alzarli dopo. Ecco, le cose fatte bene. Ma chi ti ha approvato il progetto? Ingegner Cane. A posto. A che serve il muro se c'è un buco in mezzo? Cioè, dovrei fargli una porta che si può chiudere. Tipo. Tipo. Scusami. Madonna, ma già non ne posso più comunque. Già sta diventando troppo complicato per me. Ecco la langina. Ah. Ok, ne abbiamo fatto uno. Poi devo costruire delle trappole, diceva, trappole tipo le spine. Io avrei riempito un pochino. A destra. Quali buchi? Destra. Questi. Non vedi i buchi di muro? Ah, sì, però non ho... Okay. Cioè, non so come fanno a scalare fin lì, non mi sembra importante. Il boss chiede un muro più alto. Ma perché? Perché sono delle spine per fare, per impedire alla gente di entrare. Ma tu come esci? Dettagli! L'importante non è che uscire io. Tu dici muri più alti ancora? Una trappola più alta. Una trappola più alta. Sto solo leggendo quello che dice il boss. Perché lo hai fatto in modo irregolare? Ah, ecco. Perché poi lo sistemo. È comunque simmetrico, giusto. Io non ho capito questa trappola come Dove dovrebbe... ci sia un buco? No, non c'è. Perfetto, l'ho progettato io. Non è vero. Ha un lato più corto, non è perfetto. Che urto! Senti, funziona! Il mio povero OCD, ti prego! Così la gente prima deve rompere le spine e poi c'è la porta. Non lo so. Non lo so qual è il senso. E qua ci sono altri muri. Madonna, la casa di questi poveri signori! Proprio sul confine, saranno i primi a morire al primo conflitto che succede. Quella è la guardiola. Ci mette le guardie lì. Piazza il muro e sul muro sistema una trappola. Ma qual è il senso logico? Cioè, se io costruisco la trappola sul muro, le spine a che servono? Dovrei costruire un arco. Madonna. Allora, facciamo così. La gente entra così,
Ok. Sembra che il gioco vada bene comunque. Pure i pezzi tattici. Forse intende se nel caso il muro venga scalato. Ma tra l'altro io non so se i muri vengono scalati o meno. Un arco trionfante, mi raccomando. Sì. Allora aspetta, mi sono un po' perso. Smettila di toglierti la pausa. Fastidio. Allora deve essere ancora più alto, diceva il boss. Ah, c'è un buco. Ok. Not enough stone. No, ho finito la pietra. No, non dovevo farlo così alto. Not enough stone. No. Sì, una scala a chiocciola ci sta sempre bene. Not i poverini vivono lì, incastonati. Non gli arriva luce, non gli arriva aria. Non è colpa mia se ho deciso di costruire il muro dopo. Cioè, prima costruisci le case e poi costruisci i muri. Guarda che la porta è chiusa, dall'altro lato c'è il muro. No. Ma lascia che escano dal buco dell'arco. Ma no. Allora, stiamo calmi. Stiamo molto calmi. Stiamo calmissimi. Io ho la sensazione di non aver fatto le cose nel modo migliore comunque. Nemmeno Costantinopoli aveva mura così spesse. Non ce la faccio stasera. Non vi va bene niente. Cosa devo fare adesso? Pezzi tattici. Che migliora il ma che cazzo vuol dire? Boost the range. Ah, cioè se io non faccio una cosa che è esteticamente appetibile non funziona. Allo stesso modo. No. Diciamo che dei tutorial avrebbero. Già. Anche se sono dei tutorial questi, eh. Ma no, l'unico limite è l'immaginazione, dice il boss. Già. Ecco, lì ci sta, dai. Quanti ne devo piazzare 6? Not enough stone. Not enough stone. C'è un tasto rapido per. Ok. Poi. Com'è che si fanno? Comunque a me sta piaciucchiando, dice Faccia. Immaginavo che fosse not enough stone. Nelle tue corde. Lo giocherei volentieri. Il boss dice se i minatori non minano niente fortificazioni. Ha anche ragione. Però che cazzo stanno facendo i minatori? Probabilmente nulla. Beh, hanno finito la pietra, non gli puoi manco dire niente. Hanno minato tutto il minabile. Quindi se io riciclo la query... Sono in pausa, come il gioco. Mi confonde... Niente risorse vicino. Ma invece qua qualcosa dice che c'è. Ok.
Cosa stavo facendo? Anche qua. Anche se sembri essere leggermente bloccato in questa fase o in qualche anfratto mentale, il gioco sembra essere una sorta di tower defense, dato che le risorse sono limitate. Sì, beh, c'è sicuramente qualche elemento tower defense. Il problema è che io ho proprio sbagliato tutta la gestione delle risorse in principio. Però c'è da dire che avrebbero anche potuto spiegarmele meglio, certo. Devo essere un altro, mettiamo un Merlon. Va. Uno solo? Uno solo, sì. Finito le risorse, basta. Madonna, che urto! Non è colpa mia, non c'ho abbastanza risorse. Sto soffrendo. Perché i muri non erano abbastanza alti, qualcuno ha osato dire. Adesso devo piazzare i banner, che non ho capito a che serve. Almeno io su Spore ho fatto tutto simmetrico. Serve a motivare le unità vicine. Su Spore è facile fare le cose simmetriche. Ecco la langina. Dai, è una demo. Che vuol dire? È una demo. Io invece sto capendo sempre di più che non è gioco per me. A me è piaciuto, è carino. No, allora è molto carino. Sicuramente dei giochi del genere è uno di quelli che potrebbe piacermi di più. Ma faccia, mi dica, lei sta soffrendo per il mio stesso motivo, vero? Mi dica di sì, la prego. Però non sono assolutamente in grado. Non ho neanche capito per che cosa mi sta chiedendo adesso. Sono tentato di quittare. Non lo so. Qual è il suo? Il fatto che fa le cose tutte asimmetriche, così random, lascia buchi. Io sono uno che fa le cose molto simmetriche di default. È solo che non sto capendo bene il gioco. Asimmetria, esatto, sì. Sto cercando di capire esattamente che cosa mi sta chiedendo di fare per poter proseguire. Io odio la simmetria, male. Sì, non sei il primo, pure Brodino aveva detto sta roba. Cioè, se io adesso li mando qua, giustamente non riescono ad arrivarci perché mancano. L'arte sta nell'asimmetria. Su questo mi trovo a concordare. Però si parla di arte e si parla di ordine. Sto cercando di capire come posso costruire una scala lì. Probabilmente mi conviene fare. Conviene smettere di usare la pietra prima di tutto. Facciamo così. Bella. No, non ci arriva perché sbatte qua. Stunk. Yeah? Good. Sì, ma gli manca. Non manca niente, però possiamo mettergli un altro pezzetto qua. Sì, e poi c'ha le... Yeah. Però non ho capito esattamente che cosa mi chiede. Ah, metterli. Devi proprio metterli adiacenti. Anche le persone gli tornerebbe più comodo poter capire dove sono invece che cercarle. Non è necessaria la simmetria per avere ordine? Sì, per avere ordine logico non è necessaria la simmetria, ma per avere ordine visivo sì. Mi manca un'unità. Cioè, questo è un problema per me, è un problema serio non sapere dove sono i miei personaggi. Basta la sezione A. Vabbè. In qualche modo. Those filthy horrors won't reach us so easily now. Allora, c'è da dire comunque che io sto giocando molto alla cieca senza capire esattamente le meccaniche. Però
Te la puoi studiare un po' meglio, sta roba. Quindi ogni notte ti attaccano gli orrori. Di giorno ce ne può essere qualcuno qui e lì. Ok, quindi sì, aveva ragione Faccia a dire che era un po' Tower Defense. Perché ti dice in anticipo da quale parte arrivano e in che quantità. The night is nearly here. No, io li ho mandati lì. Madonna. Poi mi tornerebbe utile anche avere un tasto per spostarla e ritrovarla. Tipo, se voglio togliere questa, no? Voglio metterne un'altra, magari. Eri qua, no? Magari era previsto, dice il boss. Che cosa? So. Probabilmente la cosa che mi hai mandato, quindi adesso vedo. Molto luce. Ho mandati adesso che sta arrivando la notte. Mi pareva di capire che adesso stesse arrivando la notte, non lo so. Sì, cioè, è chiaro. Non ho capito. E tu dopo hai detto, no, li ho appena mandati. Li ho mandati qua, mentre qua è da qua che arrivano. Era previsto il fatto che ti attaccassero dal lato che non avevi protetto. Ah no, non penso. Perché secondo me dopo arriveranno dall'altro. No? Ah, ci sono le scorciatoie per le cose. Ok, buono a sapersi. F per il fast forward, ok. Quando il timer è pieno. Ok, quindi qua mi dice cosa mi attacca, qua mi dice quanto tempo manca prima che mi attaccano e io nel mentre mi preparo a difendermi. Cosa che non farò più di così. Tu hai ampio tempo per prepararti all'attacco. Arrivano gli orrori. Invece hanno presentato Piante contro Zombie 3 per chi fosse interessato. Ora vediamo quanto regge bene quest'idea del muro. Non ho messo manco le spine qua. Ok, loro non lo scavalcano il muro. No! No! Vabbè, io non me lo potevo. Non me lo potevo. A parte che porca troia se lo rompono in fretta. We won, Abbiamo but vinto, it's evviva! only a bite at our ankles. They're testing us. You have no idea, Hogardin. Prepare for more conflict. Hiding won't be enough to survive the night. We have to put up a fight. Ok. Così ti fai le armate. Torno subito. Sì, io sto pensando di staccare, di cambiare gioco, onestamente. Ciao Cioè. raga, buonasera. Buonasera. Il muro ha retto, sì, in Più o meno. parte. Dicevo, stavo pensando di cambiare gioco perché l'ho capito come funziona, non ho tutta questa voglia di approfondirlo ancora di più adesso, in questo stato in cui si trova. Cambia, ma va, metti un gioco vero, Fortnite. Allora, sì, perché,
non mi ci vedo ad appassionarmici più di tanto, ma perché mi conosco, non perché il gioco ha dei problemi. Il gioco è molto bellino, mi piace che come sfrutti la spazialità e ti dia la libertà di costruire, eccetera. Dalla mia ignoranza non ricordo altri strategici con questa dinamica. A quanto pare, sta gente qua non ha nome e cognome, non puoi cliccarla. Però vengono tipo generati dalle case che costruisci. E si trova, cioè iniziano a lavorare sulla base di dove hai costruito i posti di lavoro. Se costruissi una barracks da qualche parte, vediamo. We lack citizens for that. Non abbiamo abbastanza gente. Quindi dovrei costruirgli un'altra casa. Allora, a me non piacciono i giochi in cui tu devi costruire tipo le trappole, le cose. Mi piacciono i tower defense, ma i tower defense sono più semplici. No, la casa. Già. Ci sono già. Tower Defense sono più semplici e più comprensibili, ti danno meno libertà. Questo qua è un gioco che mi confonde. Cioè, non saprei giocarci in maniera ottimale, probabilmente. Però, bellino. Non male, sì.